No, Arezzo non può ancora sorridere quando si parla di turismo, ne è convinto il presidente di Confcommercio Franco Marinoni. È vero, l'industria ricettiva aretina, come indicato dai dati dell'ultimo rapporto IRPET, l'Istituto Regionale di Statistica, ha fatto registrare una crescita ininterrotta dal 2010 al 2013, portando le presenze in provincia da 1.060.000 a 1.170.000. Ma non basta, Arezzo deve ancora recuperare diverso terreno rispetto ad altre ben più rinomate città toscane. Io onestamente credo, con la situazione del dollaro ormai quasi a livello della parità con l'euro, gli episodi del terrorismo che hanno drenato molto e dreneranno molto per il futuro il turismo nell'area mediterranea, ecco, tutto questo poteva portare qualche risultato in più per l'Italia, per la Toscana e certamente anche per la provincia di Arezzo. Arezzo non brilla da sempre in quanto a presenza turistica, ha vissuto qualche momento di migliore vivacità. Quest'anno le sensazioni non sono estremamente positive. Per Marinoni resta ancora molto da fare per rendere Arezzo un marchio capace di attrarre i turisti. Io credo che quindi ci sia l'esigenza di lavorare molto sull'identità del fare turismo ad Arezzo. Io lo dico sempre, bisogna essere meno autoreferenziali, meno convinti delle oggettivamente straordinarie peculiarità del nostro territorio, che però purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, sono straordinarie peculiarità che in Italia sono abbastanza frequenti. Quindi bisogna mettersi nei panni del turista e domandarsi perché mai un turista dovrebbe scegliere Arezzo e la sua provincia per fare turismo.